Bentornati amici delle bombe di Vlad sul nostro canale YouTube per la nostra rubrica, nuova rubrica Analisi di mercato, dove analizzeremo il mercato di ogni squadra di Serie A, considerato che è praticamente finito ieri sera, a partire dall'Atalanta. Quindi andremo in ordine alfabetico e seguiremo quindi l'ordine, delle squadre dalla A fino all'ultima lettera delle nostre squadre di Serie A. Analizzeremo tutti e 20 i mercati, daremo un voto e vedremo come potranno giocare le squadre prima della sosta. Quindi faremo questo tipo di analisi dando anche un voto appunto ai vari mercati a seconda di ciò che dovranno andare a fare. Quindi terremo conto della posizione che hanno ottenuto lo scorso anno, di come di quello che dovranno fare quindi quest'anno e valuteremo il mercato in base anche a quello. Partiamo appunto dalla Serie A, scusatemi, dall'Atalanta, perché appunto l'Atalanta l'anno scorso si è qualificata in Champions League, quindi quest'anno ha rinforzato il mercato proprio in base alla Champions, però comunque non ha fatto mercato stellare, ma ha chiuso dei colpi comunque interessanti ed importanti per aumentare e migliorare la qualità sicuramente della rosa. Partiamo quindi dagli acquisti, perché il primo acquisto di cui parleremo sarà Kjær, l'ex difensore del Siviglia che arriva in prestito secco proprio dal club biancorosso, che va a sostituire non solo Mancini che è passato alla Roma, ma Skrtel che ha rescisso il suo contratto con l'Atalanta. Quindi Kjær in questo caso diciamo, è stato un colpo all'ultimo giorno di mercato per sostituire quello che è stato per poco tempo un giocatore dell'Atalanta, ovvero Martin Skrtel. Altro colpo, sempre dalla Siviglia, è Arana che arriva in prestito esterno, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Altro colpo importante dal Siviglia è quello di Luis Muriel, che lo scorso anno ha giocato con la Fiorentina, arriva a titolo definitivo per 15 milioni più 2 di bonus. Un altro colpo invece al centrocampo per l'Atalanta è quello di Malinowski, che arriva a titolo definitivo dal Genk per 13,7 milioni di euro. Poi ci sono stati tutti una serie di giocatori che sono tornati dal prestito, quindi questi sono stati gli acquisti essenziali dell'Atalanta. Poi sono tornati Sportiello e Valzani in prestito dal Frosinone, è tornato Haas in prestito dal Palermo, è tornato Cornelius in prestito dal Bordeaux ed è tornato Vido in prestito dal Perugia. Quindi questi giocatori sono tornati al prestito e quindi vengono considerati acquisti. Poi ovviamente alcuni di loro sono partiti e li consideriamo cessioni. La prima cessione quindi è proprio quella di Reca. Reca che passa in prestito alla SPAL con diritto di riscatto. Successivamente abbiamo Pessina che passa in prestito al Verona e Cornelius che passa in prestito al Parma, così anche come Kulusevski. Ma la cessione più importante in questo mercato è quella di Mancini, perché il difensore centrale, tanto desiderato da Fonseca, alla fine è passato alla Roma con un prestito oneroso di 3 milioni più obbligo di riscatto fissato a 13 più 8 di bonus. Quindi 21 riscatto più 3 sono un'operazione da 25 milioni di euro, come già abbiamo parlato nei nostri, sul nostro sito, ma anche nei nostri video YouTube del calciomercato proprio riguardo la questione Mancini. Poi un'altra cessione è quella di Radunovic, che passa in prestito anche lui al Verona. Avogadri invece, un giovane portiere, passa in prestito alla Samp. Mattiello passa al Cagliari, prestito oneroso fissato a 300.000 euro più un riscatto fissato a 3 milioni. E poi c'è il prestito di ad Alessandro alla SPAL con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Quindi questo è il mercato dell'Atalanta. Il voto che vogliamo dare al mercato dell'Atalanta è 6,5, perché considerato che l'Atalanta ha ceduto il difensore più importante che è Mancini, ha rinforzato la squadra ma non ha alzato comunque di molto l'asticella, rimanendo sempre più o meno su quella stessa linea. Un 6,5 è comunque un voto che supera la sufficienza, considerato anche l'acquisto importante di Muriel, l'acquisto di esperienza di Kjær che ha alzato sicuramente il voto, e quindi per questa ragione diamo un 6,5 al mercato dell'Atalanta. Ma adesso vedremo come l'Atalanta quindi potrebbe giocare. La formazione dovrebbe essere più o meno sempre la stessa delle altre volte, quindi Toloi e Masiello dovrebbero rimanere a giocare come diciamo esterni di difesa, difensori un po' più spostati a destra e a sinistra. Il centrale, quindi Jim City, in questo momento sta giocando Jim City, potrebbe essere cambiato da Kjær,
Poi ovviamente rimarranno Gosen e Atebur, il centrocampo rimane bene o male lo stesso. Muriel in questo momento ha già giocato con l'Atalanta, ma non è mai partito titolare. Quindi Ilicic e Gomez dovrebbero continuare a giocare dietro a Zapata e Malinowski, sempre a partire insieme a Muriel dalla panchina. L'unico giocatore tra quelli acquistati in questo momento che potrebbe partire come titolare nel corso quindi di questo campionato potrebbe essere proprio Kjær. Il difensore è arrivato in prestito secco dal Siviglia per sostituire Martin Skrtel, ma anche Gianluca Mancini. Quindi questa è la prima nostra analisi di mercato. Analisi sull'Atalanta, poi ovviamente nei giorni successivi continueremo con le altre squadre. Questo video vi sia piaciuto, quindi io mi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al nostro canale YouTube ed attivare le notifiche per rimanere aggiornati costantemente sui nostri video. Vi invito a lasciare un like alla nostra pagina Facebook, a seguirci su Twitter e Instagram e su Telegram, dove riporteremo articolo per articolo. Noi però ci vediamo domani, sempre in mia compagnia e del nostro carissimo Conte Vlad. Se volete ottenere il 75% di sconto per Amazon Prime, Netflix, Apple Music, Spotify e tanto altro, ed avere anche 2,50 € in regalo, cliccate sul link di Together Price in descrizione.